capolista. Allora, Sabrina Pignedoli, giornalista, consulente della Commissione Antimafia, candidata per la circoscrizione Nord-Ovest, benvenuta. E in bocca al lupo, naturalmente. Venite, venite tutte, vi presento piano piano che devo girare la pagina. Mariangela Danzì, funzionaria della pubblica amministrazione, candidata per il Nord-Est, buonasera. Chiara Maria Gemma, docente all'Università di Bari, candidata per la circoscrizione Sud, buonasera, benvenuta anche a lei. Alessandra Todde, già amministratore delegato all'IDATA, candidata per le isole. E Daniela Rondinelli, componente del Comitato Economico e Sociale Europeo, candidata per il centro. Buonasera. Allora, come le avete scelte, Luigi Di Maio? Come le ha scelte? Le persone che vede qui sono le candidate capolista nelle 5 circoscrizioni per le elezioni europee del 26 maggio. Prima di tutto le abbiamo scelte perché sono delle eccellenze. Ognuno di loro viene da un mondo nel quale ha dato prova di essere il top. Alessandra, che ho qui a fianco, è stata ed è l'amministratrice delegata di Olidata, ha portato un'azienda che era in crisi insieme al suo team a splendere di nuovo nell'economia. Sabrina è una giornalista antimafia, grazie alla quale alcune inchieste che ha fatto sull''ndrangheta hanno arricchito alcuni processi sull''ndrangheta. Queste persone poi sono state ratificate, hanno ricevuto la ratifica dei nostri iscritti e grazie al voto dei nostri iscritti oggi sono le nostre capoliste. Sono donne, sono prima di tutto eccellenze. Fondamentalmente. Io le ho indicate e i nostri iscritti, quelli che hanno anche deciso se io dovessi diventare capo politico, candidato premier, hanno detto che questa proposta era una proposta giusta. Però sa come funzionano. Come funziona, Floris? Io lo conosco il sistema. Alle origini delle 5 Stelle avreste fatto una gara e chi prendeva più voti. Adesso dice il capo, ha detto quello, vi piace sì o no? No, perché il resto dei candidati nelle liste sono stati decisi con le parlamentarie, ma come avevamo detto a suo tempo, i capolista dovevano essere persone a cui davamo l'opportunità di candidarsi e di partecipare alle elezioni europee. Lei che idea si è fatta, esperta quindi di questione anche in qualche modo di questione morale, ma che idea si è fatta il caso Siri? È così pesante come dice Luigi Di Maio? Ma il Movimento 5 Stelle sulla questione credo che non possa fare passi indietro, perché la legalità è sempre stato un punto molto forte del Movimento 5 Stelle e per cui come è stato mandato via subito De Vito è giusto che venga mandato via e faccia un passo indietro anche Siri. Non gli si chiede di dimettersi da senatore assolutamente, gli si chiede semplicemente di dimettersi dal suo ruolo di governo. Questo per lui e per il governo che rappresenta. Daniela Rondinelli, lei che pensa di questo DEF che denuncia a fine giro quello che tutti gli istituti dicevano all'inizio? Non inventate 1,5, 1,2, un anno bellissimo che si sa che farà 0,2 l'Italia. Io credo che al di là dei dati che il DELF può esporre, che sono anche dei, come si diceva prima, degli andamenti economici di un certo tipo a livello europeo, credo che l'Europa abbia delle grandi potenzialità rispetto a settori che possono rappresentare un volano di sviluppo per l'economia in futuro. Penso per esempio a tutto il mondo dell'efficientamento energetico, la lotta contro il cambiamento climatico, la sostenibilità. Guardiamo altrove, dice lei. Concita Del Gregorio, Massimo Franco, benvenuti. Alessandra Todde, intanto mi dice lei se si aspettava un po' di più da questo governo sul fronte della crescita. No, io credo che il governo abbia iniziato a lavorare e vada fatto a lavorare. Si sta lavorando da un anno, e diceva Landini, sta davanti agli occhi di tutti quello che... Ci sono governi che hanno lavorato per moltissimi anni, non con questa pressione, quindi lasciamoli lavorare. Fateci provare anche a noi. Concita De Gregorio, la prima domanda, poi sentiremo naturalmente tutte le candidate. Prego, domanda a Di Maio. Intanto mi sembra che nella guerra dei simboli, diciamo, fra il Mitra Pasquale e 5 candidate capolista ci sia, no? È meglio dire, così, dice avete lei. Segnato un punto, questo va riconosciuto, cioè, questo va detto. È anche un po' figlia di tutta la polemica su Verona questa scelta, immagino, no? Di tutta, diciamo, noi di quella... ne abbiamo discusso prima di tutti quanti gli altri, lei in questo studio circa un mese fa. Sicuramente in un momento in cui si dice che per aiutare le famiglie che fanno figli bisogna tenere la donna chiusa in casa ai fornelli, il fatto di aver scelto delle eccellenze, che tra l'altro sono anche donne e rappresentano un'eccellenza nel loro mondo, è sicuramente un segnale di quello che vogliamo anche insegnare ai nostri figli. Guardi, io penso che le famiglie le aiutiamo
aiutandole economicamente come si fa in Francia, pannolini, babysitter, asili nido, sconti, questi li portiamo entro la fine dell'anno nella legge di bilancio, non dicendo alla donna devi stare qui in casa se no non fai figli. E questo si è detto a Verona, a quel convegno che secondo me in quel momento ha rappresentato uno spartiacque anche per il governo, cioè ha rappresentato per noi un modo per significare ancora una volta che ci sono profonde differenze tra noi e la Lega. Quindi quella è stata Giovanni, la prima vera rottura, cioè la prima vera divisione netta e nitida. La prima divisione, se è vera, me lo devi dire anche tu. No, la prima divisione nitida, diciamo, su alcuni temi etici, che sono temi prepolitici, diciamo così. Poi lasciamo stare. A me piacerebbe fare una domanda a ciascuna di loro. Per esempio, mi piacerebbe alla candidata che è nata a Reggio Emilia sapere che cosa pensa di chi dice che il 25 aprile è una festa di estremisti di sinistra, no? Lei verrà, immagino, da una famiglia di Reggio Emilia. E poi lo chiediamo anche alla Danzi. Le vorrei chiedere questo, non le chiedo se lei è di sinistra, le chiedo se lei ha mai pensato nel suo mondo, nella sua cultura, nella sua famiglia, che si potesse arrivare a un giorno in cui si sentiva dire questo. Il 25 aprile per me è una festa importante per la nazione, tanto che il 25 aprile sarò appunto a Reggio Emilia per festeggiare, insomma, questa cosa. E la questione destra e sinistra, un tempo erano schieramenti molto forti, adesso ormai è diventata quasi anacronistica come distinzione. Sì, però posso dire ancora una cosa su questo, perché sai, quando chi dice destra e sinistra non esiste, in genere è di destra. No. Questo è un fatto, diciamo, acclarato. Ma noi l'abbiamo detto per 10 anni ci crediamo. Invece che io volevo, volevo segnalare secondo me una novità. Dando le spalle ai leader e guardando per esempio queste candidate, i loro volti, le loro storie, io mi domando perché questo non sia successo in Italia, lo domando a voi, 20 anni fa, cioè perché voi non siete state 20 anni fa quando eravate, tu sei molto giovane, tu sei molto giovane, ma nel pieno delle vostre 5 donne come voi, sì, che però poi diciamo la politica alla fine è marginato, la traiettoria politica di queste persone è una traiettoria politica che sta nell'ambito, ve lo chiedo, sta nell'ambito di, non so, il Partito Democratico, l'Italia dei Valori, la vecchia Democrazia Cristiana, un mondo cattolico, di nuovo un mondo di sinistra. Cioè, queste donne vengono da un mondo che anni fa si sarebbe riconosciuto nel centro-sinistra. È così o non è così? Posso dire una cosa? No, è interessante questo per capire che cosa vi ha deluso, come mai non vi siete trovate a casa vostra. Questo mi sembra interessante. Ci sono da anni... Da 10 anni esiste il movimento, è in Parlamento dal 2013, da 6 circa. Quando sono entrato nel movimento è successo perché cittadini come me non avevano spazio altrove. Cioè le forze politiche non è che selezionavano le persone in base alla provenienza di destra o di sinistra, ma avevano iniziato a selezionarle in base a quale corrente appartenevano, quanti voti potevano portare e quanti erano potenti. Qui vedete delle persone che ancora una volta hanno avuto un'opportunità che non credo fosse possibile ottenerla in un'altra forza politica, cioè il ruolo di capolista di una forza politica che ha il governo italiano. Mi dice Danzi cosa ne pensa lei? Danzi, salve Massimo Franco, prego. Io penso che in questo paese non c'è stato mai spazio per le donne a sufficienza e non c'è mai stato spazio in politica per le donne, perché le donne portano nuove competenze, nuovi saperi, nuovi modi di governare le questioni. Noi ci siamo conosciute quando lei era nel Partito Democratico. Lei era un ex PD, sì. Todd, certo, però diciamo, siamo onesti, l'aveva già fatto Renzi, uguale. Gemma, certo, scusa. Io credo che questa sia stata una grande... Chiara Maria Gemma. Una grande opportunità che ci è stata offerta dal Movimento. Personalmente non ho mai militato nella politica, benché mi sia sempre riconosciuta in dei valori di centro, in dei valori cattolici. Dicevo una grande chance che ci è stata data e come tale cercheremo di portarla avanti. Una ghiotta occasione per crescere tutti insieme e dare maggiore sviluppo. Massimo Franco, prego, a chi vuoi come vuoi. Ma intanto mi pare che si stia rivelando un movimento supermarket, non in senso deteriore, nel senso che... Perché supermarket? Perché raccoglie posizioni molto diverse, di ex molto diverse, persone che non hanno mai partecipato molto diverse.
Il paradosso poi invece... magari variegato, di varie problemi. No, ma è politologica, il partito supermarket, chi vuole va a prendere quello che vuole. C'era, siete così ampi che vi può votare chiunque. Ecco. Esattamente. E poi il paradosso invece è che oggi, a sentire i sondaggi, e qui volevo sentire il ministro Di Maio, sembra che il partito che ha più voti è il partito più antico che c'è oggi in Italia, e cioè la Lega. E io devo dire, sono un po' sospettoso su questa improvvisa lite su tutto tra la Lega e il Movimento 5 Stelle. Allora volevo chiederle, siccome mi pare che ci sia un eccesso di polemica, ecco, mi è venuto un sospetto che le sottopongo, e cioè se voi in realtà oggi non stiate martellando la Lega su Siri, sulla liberazione, sui rimpatri dei clandestini, perché in realtà state cercando di far capire alla Lega cosa le costerebbe se fosse tentate di andare alle elezioni contro di voi senza il vostro accordo. Mai. È scattata una guerra preventiva di questo tipo. Non so che lei non ama le dietrologie, ci consenta di non essere neanche troppo ingenuo. Le dico umilmente, ingenuo, non crediamo di essere così importanti da far capire che minaccia siamo se si va alle elezioni. Semplicemente stiamo dicendo quello che pensiamo, e al di là del tema dei sondaggi, voglio dirlo chiaramente, ogni cosa va riportata alla concretezza. Allora in questo momento il tema Siri è un tema inedito nel governo, cioè noi non avevamo altri indagati per corruzione in un'inchiesta che riguarda la mafia. Quando succede questo sono i primi cittadini a dirmi per strada: liberatevi di quelle, andate avanti voi e la Lega perché crediamo in questo governo. Il tema è che se lo toglievano di mezzo, nel senso lo toglievano come sottosegretario, lo facevano decadere e dimettere da sottosegretario la settimana scorsa, noi oggi non stavamo a parlare di questo tema e parlavamo un po' di più, per esempio, di quello che stiamo per fare sui cantieri, di quello che stiamo per fare sulle imprese, ma solo per informare i cittadini, perché diciamo, non voglio riempirli di risultati, voglio solo dire storia, che ci sono degli obiettivi del governo che restano in piedi. Colpendo. Non condivido l'idea dietrologica della lite che si sta dicendo, che qui non litighi, sei succube no, di quell'altro. Che vi scoprite differenti ora. No, ma non è che ci scopriamo differenti, forse voi, mi scusi Floris, posso dire una cosa? Forse voi ci scoprite differenti adesso, perché io ho sempre detto che il Movimento sarebbe stato un argine in questo governo ad una serie di cose, le cose delle armi. Voi non siete l'argine del governo, voi siete il motore del governo. Siamo il motore, ma siamo anche l'argine ad alcune cose che non sono nel contratto, perché se io vedo, mi scusi, poi concludo, se io vedo che dopo che è stata approvata una legge sulla legittima difesa si presenta un'altra legge da parte della Lega che dice che dobbiamo far proliferare le armi, quello non è nel contratto, e io non voglio che mio figlio abbia più opportunità di ritrovarsi un'arma tra le mani nei prossimi anni. E allora il Movimento ha questa funzione, oltre a quella di governare il Paese, e vale su tanti altri temi, vale sul tema della 194, delle famiglie, vale sul tema dell'energia, dell'ambiente, sono temi importanti che ci vedono diversi, ma per questo abbiamo sottoscritto un contratto, per dirci su cosa andavamo d'accordo e portare avanti questo, il governo su quelle cose. Lo sappiamo, ci sono 154.000 cittadini che ad oggi hanno ricevuto la carta del reddito e centinaia di migliaia che hanno chiesto di andare in pensione con quota 100. Ci sono delle cose che ci stanno consentendo. Tra l'altro intanto Salvini dice si è colpevoli quando si è condannati. Prego. No, dico, ci ricordiamo tutti come sono andate le cose, poi che siate separati in casa, diciamo, è costitutivo di questo governo, fin dall'inizio è stato così, anche se all'inizio sembrava una luna di miele un pochino più dolce di quanto poi non sia stata, e comunque mi sembra, come dire, che quello che non era prevedibile era questa rimonta in termini elettorali della Lega sul Movimento 5 Stelle, quindi ha ragione Massimo Franco quando dice che sembra un po' che ci sia la volontà di segnare le differenze anche per una questione elettorale, perché voi siete il primo partito in Italia, ma non so se lo sarete ancora dopo il voto delle europee, c'è stata, no, nelle batterie di tappa intermedie c'è stata una rimonta della Lega molto potente, ed in effetti è un partito fortemente identitario che riscuote molto consenso. Io però, siccome ci sono le candidate, volevo approfittare anche però di loro per chiedere che... Sì, prego, la replica di Maio, poi una domanda, concita alle candidate. Fermo restando che i sondaggi sono fatti per essere smentiti. Vabbè, questo ci me l'ha sono insegnato state le amministrative, però, intanto, mi permetta una cosa. Noi siamo Abruzzo, stati la prima forza politica alle elezioni del 2013 e a quelle del 2018, le elezioni politiche, elezioni in cui va a votare
un terzo in meno delle politiche, che siano le regionali, che siano le europee, non possono essere confrontate con le politiche, no, però, perché quando aumenta dubbio, la, o diminuisce l'affluenza, i problemi che non vanno a contare sono i nostri. Non c'è dubbio è successo alle europee di 5 anni fa, è successo alle regionali. Noi alle regionali non riusciamo purtroppo a problema, perché non abbiamo liste a sostegno come tutti gli altri. Onorevole Di Maio, resta il fatto che una persona che prima aveva fatto X sul Movimento 5 Stelle probabilmente ora non lo farà. L'avete detto per 5 anni e poi è aumentato nel 2018 dopo 5 anni. Perché? Perché i cittadini alle politiche ci hanno fatto diventare la prima forza politica. Noi ora, se volessimo guardare i sondaggi, dovremmo restare immobili. No, ma invece non sono ci sono tante cose da fare. Io non devo guardare i sondaggi. Sentiamo Massimo Franco, poi torniamo da te per le candidate. La questione, tra l'altro, così io come voi andate dritti... è un po' ammalato di sondaggio gratuito. Io volevo fare una domanda, e lei ha voluto rispondere Concita, a metà della domanda. A metà della domanda, erano passate 2 ore e mezza. No, volevo chiedere un'altra cosa. Ora ci arriviamo. Tanto voi andate dritti su Siri, tanto Salvini va dritti sulla Raggi. Il Salvaroma salta, in qualche modo diciamo passa solo se accompagnata a una serie di comuni che comunque devono avere la stessa soluzione del problema. La Raggi comunque sul problema dello stadio anche c'ha gli occhi della magistratura puntati addosso. E Salvini dice, beh, vabbè, insomma, a Roma va male. La Raggi è comunque sotto attenzione della magistratura per varie questioni. Perché? Attenzione alla magistratura in che senso? Beh, c'è ancora la questione dello stadio, perché bisogna avevano chiesto l'archiviazione, invece rimane l'indagine aperta. Sì, una denuncia di un ex architetto 5 Stelle che l'ha denunciata. Sì. Tanto più, è uno dei vostri. Io le voglio dire una cosa, ma qual è la novità che Salvini e la Raggi litigano? Cioè, io non perché sono litigano, per Maloso, secondo me? Discutono, poi ognuno può pensarla come vuole, su Roma, sull'amministrazione di Roma. Io ricordo sempre che ci hanno lasciata quelli proprio come erano al governo con Salvini, Alemanno. Però lasciamo perdere un attimo. Voglio dire una cosa, qual è la novità? Cioè io non la prendo sul personale se Salvini attacca la Raggi. Il tema è che qui io sto chiedendo che uno sotto indagine per corruzione vada a casa e Salvini la prende sul personale. Cioè, questo è un problema. Allora, Concita De Gregorio era sulla Raggi, quindi va sulla Raggi con Massimo Franco. Che cosa c'entrano le due cose? La mia domanda era su questo e vorrei che però rispondessero le candidate. Noi abbiamo visto tante volte questo scambio, diciamo, politico fra forze che hanno concorso a fare lo stesso governo. Mi ricordo anni fa c'era un voto del Partito Democratico sul senatore Azzollini che era espresso dal partito del ministro Angelino Alfano, che era il ministro dell'interno. Il Partito Democratico votò contro l'autorizzazione a procedere negli stessi giorni in cui si doveva decidere se sciogliere o non sciogliere il Comune di Roma per mafia. Te lo ricorderai, visto che hai seguito questo professionalmente. Oggi mi sembra che la situazione sia un po' la stessa, che sia un braccio di ferro politico tra chi vuole salvare Siri e chi vuole, diciamo, tutelare Virginia Raggi da tutta una serie di questioni. Allora, quindi Siri contro Raggi. Medaglia. Se voi attaccate Siri, noi vogliamo la Raggi. Candidata voglio votato. Chiedere a lei sì, vorrei a che una. Benzi. Allora, io distinguerei molto le questioni. In politica ci sono questioni di opportunità, quello che la gente sente, reati come corruzione, concussione, rapporti con la mafia, richiedono l'opportunità di allontanarsi dalla politica. Mentre un sindaco di una città come la città di Roma ogni giorno è soggetta a possibili indagini, ma l'importante è che queste indagini vadano semplicemente a accertare. È la città di mafia capitale. Ma stiamo parlando della Virginia Raggi che con mafia capitale non ha avuto mai rapporti. Massimo però. Franco tocca a Massimo Franco. Beh, ho visto il ministro prima ha messo giustamente le mani avanti perché ha detto che non sono comparabili le elezioni politiche con quelle europee. Quindi mi pare lei si prepari a un risultato meno soddisfacente del 32,7% che avete avuto un anno fa le politiche. Siccome si parla di un movimento che sarebbe, riprendendosi un po', intorno al 22-23, volevo capire per lei quale sarebbe un risultato soddisfacente alle prossime elezioni europee. Prima di tutto, se è soddisfacente o meno il risultato delle europee, dipende prima di tutto dall'affluenza. Lo so. Io ho parlato dell'affluenza, non dei risultati, perché a me fa piacere se i cittadini vanno a votare.
ma se non vanno a votare dobbiamo anche interrogarci sull'importanza che i cittadini danno a quell'istituzione. E c'è da dire che il Parlamento europeo deve farsi rispettare un po' di più, possiamo dircelo, perché in tutti questi anni scusi, si è occupato... con le candidate che lei ha dovrebbe essere una garanzia che ci sarà quello che le dico maggiore è che in partecipazione, tutti questi anni no? I cittadini hanno percepito giusto? Il Parlamento europeo come un'istituzione vicina che gli risolveva i problemi? Sì. Secondo me molto poco. Dobbiamo lavorarci a far migliorare sì, questa. Ma se lei... Voglio rispondere alla, alla seconda domanda che diceva. Un altro risultato soddisfacente è se in Parlamento europeo i vecchi partiti, che sono il Partito Popolare e il Partito Socialista, il PD e la Forza Italia europei, fanno meno del 51%, perché a quel punto il nostro gruppo diventa determinante e possiamo buttare giù una serie di regole assurde che stanno massacrando la sanità, il welfare, la scuola dei cittadini italiani. Io la butto sempre sul concreto. A me interessa andare lì, perché essere determinante per concreti. Aiutare le persone. I voti non sono concreti. Sì, però voi mi fate sempre un ragionamento dicendo, ha visto i sondaggi, io non voglio agire nella mia azione di governo in base ai allora, sondaggi, perché altrimenti, sondaggi. Ve lo ripeto, non dovrei pensi? Fare nulla. Invece va io benissimo. Mi prendo la responsabilità delle cose che faccio. Non pensiamo ai sondaggi. Mi dica lei quanto pensa, candidando persone che lei ha definito io in termini... Io spero nella stessa affluenza delle politiche, quello è un risultato soddisfacente, e un 51% mancato da parte dei partiti tradizionali ma europei. Ma tutto in negativo, quindi? No, non in negativo, perché quelli sono dati positivi per gli italiani, sono negativi però per i vecchi politici. Però non misura lei stesso mai. Cartello 14, impatto, sblocca cantieri e decreto crescita. Allora abbiamo detto Roma, sì, ma rimandata insieme agli altri comuni il decreto crescita. Allora... E ci saranno reddito di cittadinanza, quanto si incassa al mese? Questo ha creato un po' di problemi. 100 euro per il 13% dei beneficiari, tra 100 e 500 per il 44, tra i 500 e i 750 per il 20. Insomma, qua c'è stata un po' di delusione. Lei che dice? Ah, io credo che sia stata raccontata in questi giorni come una delusione. Ci sono tante persone che hanno potuto... mettere un piatto in tavola per i propri figli durante la Pasqua, grazie al reddito di cittadinanza. Poi queste persone inizieranno nei prossimi mesi un percorso di formazione e reinserimento lavorativo, non lo prenderanno per sempre. C'è un 13% che ha preso meno di 100 euro, è stato raccontato solo quello. Perché? Voglio spiegarlo. Perché il reddito ragiona sulla soglia di povertà relativa, 780. Se tu prendi 680 euro già di tuo per una questione di ISEE e di reddito, puoi avere solo 100 euro in più. Questo è il ragionamento che abbiamo sa fatto. Cosa successe? In più devo quando... dirvi un'altra cosa, un'altra sì. cosa che stiamo notando che comunque l'85% delle richieste presentate viene accettata, quindi c'è una parte che non viene accettata perché non è corretta e in generale ci sarà un tesoretto, nel senso che siccome aderirà circa l'80% di diciamo. Quelli che ne hanno diritto, tutti i soldi che avanzeranno, diverse centinaia di milioni di euro, li metterò sugli aiuti alle famiglie che fanno figli in Italia, soprattutto le giovani coppie che vogliono avere un figlio e devono avere il modello francese. Ministro, fanno ma perché, per visita, perché non fa parlare quando arrivò? Interventi importantissimi per i nostri giovani. Quando arrivarono le europee e c'era Matteo Renzi che aveva presentato 5 candidate, aveva appena dato gli 80 euro. 5 persone che venivano aspetti, dal partito e erano politicanti. Queste vabbè. Persone sono prima di tutto delle eccellenze. Aveva appena non dato gli 80 a Matteo Renzi euro. Perché non c'entrano nulla. Aveva cose, appena dato pazienza. Gli 80 euro e chi le diceva, guarda, sono pochi soldi, non avranno impatto sulla crescita, lui rispondeva, intanto hanno fatto il pranzo di, non era Pasqua perché era già passato, intanto hanno comprato i libri per il figlio. Non teme di ripetere una storia già vista? Questo è uno strumento che interviene su una parte del paese che non aveva nulla. Quello non è uno strumento no, voi però, posso parlare con queste cinque signore? Voi gli dovete togliere la parola. Cioè, quando lui parla così tanto, voi gli dovete togliere la parola. Perché altrimenti... Stiamo no, vi dovete ribellare. Vi dovete ribellare, perché altrimenti finisce che siete, diciamo, la corona nella fotografia. E non è proprio... È il leader politico. Non vi meritate ma la domanda l'ha fatta a me, mi scusi. L'ha fatta a me la domanda o sbaglio? Lo sa come sono fatte. Lo so benissimo, però adesso lei le faccia parlare, perché sennò è brutto che stiano qui in silenzio. Non sono io a dare la parola in un talk show. Pazienza, allora, non sono io a dare la parola. Non ci troviamo in una discussione di principio, le domande le ho fatte io, le ho fatte a zio Franco perché aspetta, al di là della novità abbiamo un leader politico in un momento di crisi politica molto importante, però ma... se la dottoressa Todd ad esempio vuole rispondere alla sua domanda, esattamente, cioè prego. Non possono stare qui in silenzio tutto questo tempo, cioè mi sento male io per voi, quindi no, volevo sapere, volevo non... sapere, che cosa, posso chiedere a tutte e due, visto che non avete ancora parlato perlomeno nel tempo in cui sono qui, che cosa vi ha convinto a lasciare
perlomeno provvisoriamente, le vostre importanti professioni. Per esempio, lei adesso di cosa si stava occupando? Io ero amministratore delegato di Olidato, rimesso le deleghe il 17 per entrare in campagna elettorale. E nel caso in cui fosse eletta dovrebbe per un periodo... Esco dal consiglio d'amministrazione, quindi chiaramente mi dedicherò alla politica. Dedicarsi alla politica. È una scelta molto significativa, sì. No? Perché il lavoro che lei fa è un lavoro che immagino le dia molta soddisfazione e lo ritenga molto importante. Certamente. Perché ritiene più importante questa scelta? E chi glielo ha chiesto? La cosa che ho ritenuto importante è il fatto di riuscire a restituire qualcosa. Io lavoro da tanti anni, ho vissuto all'estero, ho vissuto in tanti paesi e per me è arrivato un momento in cui dopo tanto impegno professionale riuscire, specialmente nelle europee, riuscire a restituire qualcosa ai territori che io rappresento, le isole, quindi la Sicilia e la Sardegna, per me era una cosa importante che ho ritenuto di prendere, di cogliere come opportunità. E com'è andata? La telefonata da chi è arrivata? Qualcosa tenetevelo per dopo, dietro le quinte, diciamo. Chi l'ha chiamata? Posso saperlo? Chi l'ha chiamata? Massimo Franco, vede l'ha chiamata lui. Vede che interrompe. No, però, per chi l'ha chiamata, possiamo sapere chi gliel'ha fatta l'offerta. Chi gliel'ha fatta l'offerta, dice la segretaria. In realtà la mia candidatura è stata proposta dal territorio. Dal territorio. Dal territorio. Massimo Franco. No, io volevo chiedere... alle candidate, risponda chi vuole, che tipo di atteggiamento hanno verso l'Europa. Cioè capire se vanno lì pensando che l'Europa sia qualcosa da distruggere, dalla quale uscire, che tipo di rapporto hanno con la moneta unica, se ritengono che in realtà all'Italia, all'Europa, anche questa Europa, nonostante tutto, continui a convenire molto. Perché mi fuori dall'Europa l'Italia va a ramengo. Daniela Rondinelli, prego. Ma io credo sono temi che suoi, no? Sì, sono un po' i temi miei perché vivo politiche europee internazionali nel lavoro e nel sociale da tanti anni. E le prossime elezioni europee saranno decisive proprio per delineare quale futuro per l'Italia e quale futuro per l'Europa, e quindi in quale direzione vogliamo andare. Io credo fortemente che l'Italia debba continuare a stare in Europa nonostante quello che è successo in questi anni. Chiedeva prima, no, perché c'è questo impegno che dalla società civile mi chiama alla politica, perché credo come esponente della società civile che dopo anni di austerità dove ci sono stati tagli alla spesa sociale, ai servizi essenziali, bisogna ritornare a una più Europa che sia più sociale. Io non credo che l'Italia possa sopravvivere rispetto a una competizione europea e mondiale senza l'Europa, ma l'Europa va cambiata e credo che la crisi che abbiamo vissuto lo testimoni. Senta, lo sa che Salvini ha appena ribadito sì, riresta. Posso parlare o mi date del sessista? No, non sono stato io, è stata lei. Lei non mi ha difeso però. Mai farlo. Mai difendere di mai. Io penso che comunque questa storia si risolverà nel momento in cui veramente diamo un segnale che questo è il governo del cambiamento. Un sottosegretario coinvolto in quell'inchiesta, al di là dei Salva Roma, di Roma, della Raggi, non c'entrano niente con una storia così importante, una... vicenda così importante che richiede una sanzione politica e poi i giudici decideranno e saremo noi Massimo a richiedere Franco. Se è innocente di rientrare come sottosegretario. Non lei sta dicendo, la decisione finale, come lei sa e come ci insegna, spetta al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ecco, quello che lei sta dicendo è un invito a Conte a decidere presto perché faccia dimettere Siri oppure... qualora Conte decidesse di prendere altro tempo, il Movimento 5 Stelle considererebbe questo come un mezzo affronto. Ma io mi auguro che l'incontro che il Presidente Conte, di cui ha parlato il Presidente Conte con Siri avvenga il prima possibile. Poi si chiariranno, il Presidente Conte prenderà le sue decisioni. Nessuno deve tirarlo per la giacca, come si dice. Per quanto mi riguarda, io chiedo a tutto il Governo, e quindi incluso il Presidente del Consiglio, di invitare il Sottosegretario a dimettersi. Perché questa è una questione legata a un tema tutto italiano. Succede. E quando gli italiani vedono che si amministra la cosa pubblica e c'è l'ombra della mazzetta per una legge, tanti imprenditori dicono, ma per me, quando c'era da fare una legge giusta, siccome non davo le mazzette, nessuno le ha fatte, mi hanno fatto fallire l'azienda. Quello invece c'ha gli santi in paradiso e gli fanno le leggi per fargli le sanatorie.
Questa è una cosa molto concreta, non è una questione ideologico morale, perché su queste cose che abbiamo perso date, la credibilità in Italia e in Europa come istituzioni, ce la dobbiamo riprendere con gesti forti e concreti. Che tempi vi date per queste dimissioni? Beh, io spero che ci sia una specifica decisione nei prossimi giorni, un chiarimento anche tra di noi, perché io voglio lavorare per gli italiani, in questo momento lo stiamo facendo, ma non è bello discutere dalla mattina alla sera di un sottosegretario. Senta, onorevole Di Maio, Salvini, uscendo dal Consiglio dei Ministri, ha lanciato una frecciatina, dice: beh, il salva Roma, ne abbiamo parlato con chi c'era perché non vi siete incontrati. È una vittoria di Salvini aver evitato che l'unico intervento sul debito fosse su quello della capitale, averlo diffuso agli altri comuni? Ma questa norma la possiamo almeno un attimo spiegare in un secondo, anzi 10 secondi. Questa norma non mette un euro sulla capitale, dice soltanto che le banche devono chiedere meno interessi ai cittadini romani per il debito del comune di Roma. Lo si vuole fare per tutti i comuni, lo possiamo fare, ma di che vittoria stiamo parlando quando non si aiutano i cittadini di un comune? Veramente stiamo pensando che qualcuno possa godere del fatto che passava o non passava questa norma? Se c'è qualcuno che sta godendo perché non è passata questa norma, beh, complimenti, perché è semplicemente una ripicca sui cittadini romani. Piccola pausa.